Bravo, abbiamo raggiunto Brugnato, comune in provincia di La Spezia, è situato ai piedi della dorsale appenninica Ligure. Insediato nel giugno 2006 del vessillo Bandiera Arancione. Il Team Club Italiano ci ha assegnato la Bandiera Arancione nel giugno del 2006. Al nostro comune è stato rilasciato perché possiede un centro storico medievale perfettamente conservato. All'interno del centro storico si trova l'elemento attrattore fondamentale, il più importante dal punto di vista storico-architettonico, della cattedrale romanica del XII secolo. Nelle immediate vicinanze si trova anche il Palazzo Vescovile con il Museo Diocesano e con gli scavi archeologici. Nel centro storico, inoltre, viene, troverà anche la possibilità, diciamo così, di essere ospitato con un'ospitalità di qualità grazie alla contestualizzazione di alcune attività ricettive extra-alberghiere che sono nate appunto in questo ultimo periodo dopo che c'è stata assegnata la Bandiera Arancione. Con il tutto bravo, abbiamo percorso il borgo dalla sua curiosa forma antenata e l'antico centro della vita cittadina che ci ha fatto da sfondo. Il design è certamente un punto di forza, ma anche al volante non scherza. I tratti sono assolutamente sedicenti e queste cinque porte sembra veramente una coupé ben disegnata. La più grande, ossia la più lunga e la più larga del segmento, con un anteriore grintoso e dinamico che sfoggia il nuovo logo Fiat e la coda che chiude tondeggiante e dinamica. La guardiamo di profilo e vediamo il petto a schiena che ci fa capire quanto sia importante anche il concetto di abitabilità. Poi scopriamo una linea di cintura alta ed un taglio delle superfici vetrate che si protende dall'alto verso il basso a creare un effetto a freccia particolarmente gradevole. Sembra che la Bravo sia stata disegnata proprio per integrarsi con il paesaggio della nostra penisola come Brugnato. Con l'assessore alla cultura e al turismo abbiamo scoperto poi alcune tra le feste che si svolgono a Brugnato, come ad esempio l'Infiorata. Si tratta della realizzazione da parte dei brugnatesi di un vasto tappeto floreale, con disegni creati dalle varie contrade, ispirate ai temi religiosi ed eucaristici. È una rinomanza nazionale, infatti la nostra associazione la porta anche in tutte le piazze d'Italia e si svolge il giorno del Corpus Domini, tutto l'anno la domenica appunto del Corpus Domini. Il borgo si riempie appunto di tappeti fioriti e di tappeti hanno un concetto di valore artistico. Un'altra manifestazione importante è la festa medievale, che vuole rievocare appunto le nostre origini. Il primo weekend di agosto, il sabato e la domenica, e il sabato appunto c'è una cena medievale con i prodotti tipici di Brugnato, e il secondo giorno invece viene rievocato ogni anno un episodio diverso della nostra antichissima storia. Grazie a Bravo, ci ha condotto tra le colline che caratterizzano il paesaggio e lungo questo percorso abbiamo potuto apprezzare le sue doti dinamiche, esaltate dal propulsore diesel da 150 cavalli GTD accoppiato ad un cambio a 6 rapporti. Coppie bassi regimi e elasticità, ma anche e soprattutto prestazioni. Insieme è esaltante e grintoso per una signora, al volante precisa e la funzione City per la città è veramente geniale. Molto complessa se volete, ma la tecnologia avanzata aiuta le signore al volante. Si rimane affascinate ad esempio dal sistema Blue and Me, comandi vocali semplici ed istantanei che rendono più facile la vita a bordo, e poi la chiavetta USB che consente di ascoltare la musica preferita. I fari da TV, che illuminano perfettamente il raggio della curva, sono una chicca. Il sistema Keyloader, che ci permette di partire sicuro in salita, con un'azione ritardata ai freni che permette di evitare complicate manovre con il freno a mano ed evita anche figuracce e sgommate inopportune. Insomma, un insieme tecnologico ed emotivo apprezzabile e che porta certamente la Fiat in una nuova dimensione e ad un contatto con un pubblico femminile che, consentitecelo, è sempre più attento ed informato. Ovviamente il testo avrebbe dovuto avere la voce originale della sua realizzatrice Claudia, ma si sta sposando e quindi è in viaggio di nozze. Auguri a lei e a Marco.